Delson Gabbionetta, tanta gente, quanta emozione qui per la promozione della Salernitana. Bello, bello. Poi a Salerno sono parecchi club, dove vai c'è festa. Ma Salerno sembra un po' il Brasile in termini di emozioni ed affetto. Di affetto sì, cioè, non avevo mai visto una roba del genere. Poi è il mio primo campionato vinto e vincere a Salerno è stato bellissimo, è un bel ricordo. È forse l'entusiasmo maggiore che tu hai ricevuto da quando giochi in Italia? Sì. Diciamo che a piazza più passionale è stato a Salerno. Anche Torino è bello, però non l'ho visto così come a Salerno. Una battuta sul campionato, meritata la vittoria naturalmente. Avete mai temuto di non farcela a un certo punto? Come fai a non farcela con le squadre che avevamo? Cioè, se non riuscivamo a salire era il flop più clamoroso che si poteva avere, perché ogni ruolo nostro c'è un giocatore che può fare la differenza. Quindi io tipo da gennaio che ho avuto un paio di richieste, ho detto io rimango, perché tanto lo so che andiamo in B, che vado dall'altra parte a fare cosa, cioè io rimango qua. Alla fine come pensavo io, siamo andati in B tranquilli. Ora gioco una Supercoppa, tranquilli ancora. Così. Tu pensi appunto che questa squadra, magari con qualche ritocco, in Serie B potrebbe fare un campionato importante? Come è a Serie B oggi, dico la verità, anche se non arrivasse nessuno, potevamo giocare con chiunque, anche con Carpi che è andato in Serie A. Perché ora in Serie B, per giocare in Serie B bisogna essere giovani, non è che sono forti tutti quanti. C'è quel giocatore che può fare la differenza, ma non come la squadra nostra, dove tutti i ruoli siamo coperti. Cioè, ora se sei giovane gioca, se hai un po' età, oggi ha 28 anni in Serie B, sei già vecchio. Cioè, mi sembra un po' esagerato questa regola dei giovani. Prima se eri bravo giocava, ora se sei giovane gioca, cioè non ha senso. E Gabbionetta in Serie B magari può esprimersi anche meglio rispetto che in C? Non lo so, dico la verità, quest'anno ho avuto parecchi infortuni. Però da quando ho iniziato con continuità ho fatto bene. Però il problema è stato all'inizio, troppo infortunio, caviglia, mi ha fatto rimanere un po' indietro ai miei compagni. Però stesso. Ultima battuta, naturalmente devo fartela, rimarrai a Salerno? Lo voglio, stiamo parlando io e il mio procuratore Fabiani, aspettiamo, dobbiamo aspettare il Parma. Se fallisci, vengo gratis, se non fallisci devono riscattarmi. Aspettiamo Parma. Grazie.